Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Matteo. Oggi continuiamo a lavorare sul nostro libro alterato fatto a mano. Abbiamo fatto queste due pagine, anzi quattro pagine, con finestra trasparente per separare le due immagini. Abbiamo fatto questo trasferimento su stoffa che abbiamo precedentemente macchiato con il caffè. Le due pagine sono dedicate a Bette Davis e John Crawford, due personaggi che non so se conoscete la loro storia, sono sicuramente molto correlati tra loro, ma che non è meglio non mettere troppo a contatto, quindi abbiamo scelto di fare questa finestra trasparente per tenerle separate, pur avendole messe vicine. Ad ogni modo, vediamo come siamo riusciti a fare queste pagine per loro due. Allora, questo è il nostro libricino. Allora, io ho preso appunti con la matita, ma è molto più facile farlo che dirlo. Ad ogni modo, spieghiamo. Qui incolleremo e cuciremo la nostra prima foto trasferita su stoffa. Questa è la prima pagina dove ritaglieremo la finestra. Questa è la seconda pagina dove ritaglieremo la finestra. Questa invece è la seconda pagina dove metteremo la nostra foto incollata e cucita, proprio perché qua e anche qua ci saranno le cuciture. Qui ci lasciamo una pagina vuota rispetto al precedente lavoro, così potremo incollarla e nascondere le cuciture. Ad ogni modo, iniziamo pure a mettere il nostro substrato con Mod Podge e la nostra solita carta da riciclo. Quindi proteggiamo il piano di lavoro, il tavolo o quello che abbiamo. Iniziamo a preparare il nostro substrato. Ok, allora le prime due pagine sono fatte, mettiamo subito il gesso. Ok, gesso messo e adesso lasciamo asciugare queste prime due pagine. Le nostre prime due pagine sono asciutte, quindi qua ci sarà la finestra. Qua ci sarà l'altra finestra e adesso andiamo a mettere il nostro substrato su queste altre due. Quindi proteggiamo tutto quel che c'è da proteggere. Iniziamo anche da questa parte con Mod Podge, substrato e poi gesso. Allora, adesso abbiamo il nostro ultimo lavoro con una pagina vuota, perché qui ci saranno le cuciture da nascondere, quindi le nostre due pagine con foto e finestra. Qua ci sarà l'altra finestra e quindi queste si incolleranno, e qui l'altra foto. Iniziamo quindi a decorare, a colorare le nostre pagine con i colori che preferiamo. Io ho scelto questo, il famoso blu verde, il magenta e questo giallo di Napoli rose, che non ho mai sentito, ma inizio con il colore più scuro, quindi con questo blu verde, e come abbiamo già visto trascino con la spatola. E una volta fatto questo, come sempre,
lo lasciamo asciugare e poi passiamo al secondo colore. Ok, il nostro blu verde è asciutto, quindi adesso mettiamo questo altro colore più o meno indecifrabile, ma a noi va bene lo stesso. Anche questo lo trasciniamo lungo le pagine, cercando di coprire come sempre tutti gli spazi che restano bianchi. Come vi ho già detto in un altro video, a seconda di come muovete la spatola sul foglio, mettete in evidenza o nascondete la texture, quindi provate a muovervi in diverse direzioni, dall'alto verso il basso, da destra verso sinistra e così via. Qua è rimasto del bianco. Ok, benissimo. E anche questo direi che possiamo lasciarlo asciugare. E anche il secondo colore è asciutto. Finiamo con il magenta. Il magenta, come abbiamo già fatto anche in un altro video, prima di trascinarlo lo diluiamo un pochettino con acqua, visto che è un colore molto forte, molto intenso, almeno lo facciamo in modo di non coprire tutti gli altri colori, proprio perché è intensissimo. Perfetto, andiamo a coprire gli spazi laddove fosse rimasto del bianco. Ok, e lo trasciniamo sempre con la nostra spatola. Mi piace molto perché va veramente intenso, e il contrasto tra il magenta e il blu usato prima è veramente forte, quindi io non muoverei altro ma lascerei asciugare così com'è. Una volta asciutto rifaccio la stessa identica cosa sulle altre due pagine. Ok, anche il magenta è asciutto. Adesso vi faccio vedere un primo piano di quanto contrasto ci sia in questo sfondo. Perfetto, quindi le prime due pagine ci sono. Adesso andiamo a fare la stessa identica cosa su queste altre due. Allora, il nostro libro è asciutto, qui abbiamo l'ultimo lavoro che abbiamo fatto. Questa la lasceremo vuota perché andrà incollata. Qui ci sarà la foto, finestra, finestra e foto. Quindi siamo pronti a tagliare la finestra in queste due pagine. Allora, io mi aiuto con una specie di dima. Allora, per prendere le misure della finestra, traccio delle righe a matita. Ok, allora proteggiamo il libro con un tappetino per il taglio, quindi taglierino e righello, e tagliamo la finestra anche sulla seconda pagina, quindi calchiamo parecchio la mano per arrivare fino in fondo. E due. All'interno di questa finestra ora possiamo lasciarla libera se vogliamo. Io ho recuperato dal mio cesto delle scartoffie questo fazzolettino di tulle che andrà qui dentro a fare da schermo. Però prima di concludere dobbiamo annerire i contorni interni della nostra finestra. Quindi col nero
me ne metto un goccio da parte e con il pennellino più piccolo che ho annerisco tutti i bordi, così da togliere il chiarore della carta. Perfetto, allora adesso che abbiamo annerito i bordi, allora andiamo su una pagina a mettere il Mod Podge. Magari iniziamo a metterlo solo su un lato, giusto per fissare il nostro tulle. Ok, aspettiamo un attimo che asciughi leggermente. Una volta fissato sul lato, fissiamolo anche sugli altri tre. Abbondiamo con il Mod Podge, anzi mettiamo anche un'altra pagina di protezione. Dicevo, abbondiamo con il Mod Podge e andiamo a sigillare la nostra finestra definitivamente. Ok, una volta asciutto, questo è quello che avremo: una finestra trasparente, perfettamente incollata, che lascerà intravedere le foto che metteremo di qua e di qua. Quindi adesso possiamo iniziare a pensare alle foto e alla loro lavorazione. Allora, iniziamo a preparare le foto. Io ho stampato una foto di John Crawford e Bette Davis. Qui il procedimento è sempre lo stesso, quindi uno strato di Mod Podge si fa asciugare, secondo strato di Mod Podge si fa asciugare, terzo strato di Mod Podge si fa asciugare. Quindi iniziamo a mettere il primo strato. Le foto non sono grandi, quindi fortunatamente non servirà tanto tempo. Quindi una foto è fatta, cercate di coprire in maniera generosa e omogenea le immagini. Perfetto, allora il primo strato è messo, aspettiamo che asciughi. Primo strato perfettamente asciutto, mettiamo subito il secondo strato. Anche il secondo strato è perfettamente asciutto, mettiamo il terzo e ultimo. Anche il terzo strato è asciutto, adesso dobbiamo iniziare a preparare il supporto su cui andremo a trasferire le foto. In questo caso è stoffa. Io ho ritagliato questi due lembi di stoffa, questo è cotone, da uno straccio della polvere, li ho ritagliati un pochettino più grandi della foto che andiamo a mettere. Se volete potete lasciarli bianchi così come sono, ma io sia la stoffa che i nomi delle protagoniste di queste due pagine voglio macchiarli, perché non voglio assolutamente il bianco, che non avrebbe senso su delle pagine così colorate. Quindi macchio tutto, la carta e la stoffa, con il caffè. Voi potete macchiarla col tè, potete colorarla, potete usare anche della stoffa già colorata. Io preferisco invece
che sia macchiata proprio di caffè. Quindi le scritte rigorosamente a faccia in su, i due lembi di stoffa e caffè di avanzo della macchinetta. Ricordatevi che, come abbiamo già visto anche in un altro video, se vi rendete conto che il caffè è troppo scuro, potete aggiungere tranquillamente dell'acqua per rendere l'effetto meno intenso. Ok, la stoffa si sta inzuppando perfettamente. Idem la carta e lasciamo asciugare così com'è. Ok, questi sono i due lembi di stoffa macchiati con il caffè. Adesso prendo le foto, le taglio a misura, prendiamo della carta per non sporcare troppo in giro. Iniziamo con la foto di Bette Davis. Mettiamo l'ultimo strato di Mod Podge per incollarla al nostro supporto. Perfetto. Prendiamo il nostro pezzo di stoffa e la posizioniamo dove meglio vogliamo e schiacciamo bene. Esattamente come abbiamo già visto anche negli altri trasferimenti, anche qui bolle d'aria, grinze e imperfezioni non sono ammessi. Quindi io ne approfitterei per tagliare il pezzo di stoffa bianco. E rincolliamo. E questo lo facciamo asciugare. Facciamo la stessa cosa con la seconda foto. Quindi pezzo di stoffa pronto. Ultimo strato di Mod Podge, abbondante e uniforme. E posizioniamo la foto. Ok, perfetto. Anche qua ne approfitto subito per tagliare l'ultimo lembo di carta bianca e incollo. Anche qua mi assicuro che sia tutto perfettamente aderente e lasciamo seccare. Come abbiamo già visto, prima di poter trasferire la foto, tutto dovrà essere completamente, completamente asciutto. Ok, allora adesso le nostre foto sulla stoffa sono completamente asciutte, quindi proteggiamo sempre il tavolo da lavoro, prendiamo dell'acqua e iniziamo a fare quello che abbiamo già fatto anche in altri video, ovvero a grattare via delicatamente la carta lasciando emergere la fotografia. Già inizia a vedersi. Qui dove l'acqua sta andando a toccare la stoffa, che è impregnata di caffè, lascerà macchie ed è un effetto che mi piace moltissimo. Ok, il primo trasferimento è riuscito,
Come si vede, l'acqua che abbiamo usato per sollevare la carta dalla foto ha spostato il caffè lasciando questo alone che invecchia tantissimo l'aspetto della foto, quindi facciamo la stessa cosa anche sull'altra. E anche il secondo trasferimento è fatto, adesso possiamo andare a mettere le nostre foto sul libro. Allora, il nostro libro è pronto. Allora, possiamo posizionare le immagini dove meglio crediamo, chiaramente purché si intravedano poi le foto nella finestra. Io voglio che la stoffa resti abbastanza libera di muoversi, quindi non metterò uno strato di colla su tutta la superficie, ma solo su un punto, giusto per far star ferma la foto. Perché voglio che la stoffa poi venga cucita sulla pagina, come se fosse una piccola toppa. Direi che è perfetto, quindi una foto ce l'abbiamo. Vediamo di posizionare l'altra. Fantastico. Allora, piccolo cambio di programma, mentre cercavo ago e filo, ho trovato la mia bucatrice con degli occhielli, quindi l'idea adesso è di mettere un occhiello qui e uno qui e di fare la stessa cosa su quest'altra foto. Almeno aggiungiamo anche del metallo nella pagina. Quindi, allora cerchiamo di bucare nell'angolo sia la stoffa che la carta. Purtroppo questa bucatrice ormai ha i suoi anni e non buca un granché, ma buca abbastanza. Perfetto. Allora mettiamo l'occhiello e lo andiamo a chiudere. Posso farcela. E sto cercando di far sì che si veda in camera. Ok, occhiello agganciato, schiacciamo. Perfetto. Uno è messo, mettiamo anche il secondo qui sotto. Ok, gli occhielli li abbiamo messi, sia di qui che da quest'altra parte. Adesso andrei a incollare i loro nomi, quindi questa qui è John, la mettiamo qui sotto. E poi Beth. E anche questo lo mettiamo qui sotto. Poi, visto che la colla l'avevamo messa solo al centro, io metterei veramente solo una lacrima di Mod Podge nell'angolo, almeno per tenere il più fermo possibile il tutto. Adesso che abbiamo finito di mettere la nostra stabilo, possiamo iniziare a sfumare tutti i bordi per dare profondità alla pagina. Allora, la stabilo l'abbiamo passata lungo tutti i contorni, sotto i nomi che abbiamo detto. Manca un ultimo passaggio, ovvero dove ci sono gli occhielli, al di sotto si vede il marrone della carta della pagina sottostante. Quindi semplicemente con il pennello e un goccio di nero andiamo solo a scurire là dove si vede sotto gli occhielli. Questo
Quando è tutto perfettamente asciutto, prendiamo ancora il Mod Podge e andiamo, aspettate che almeno proteggiamo la parte sottostante, visto che è già lavorata, prendiamo il Mod Podge e andiamo a incollare le pagine definitivamente. E una, e mentre continuiamo a tenere la pressione su qui, lo facciamo anche su quest'altra pagina. Allora iniziamo a pulire bene il pennello che mi è nel frattempo caduto nel barattolo di Mod Podge, tirandone fuori un quintale e mezzo. Va bene abbondare, ma a tutto c'è un limite. Ok, lungo tutta la pagina, specialmente le estremità. E anche questa la schiacciamo giù. Facciamo aderire benissimo anche i bordi e aspettiamo che si asciughi. Allora, queste sono le nostre due pagine con finestra trasparente finite. Io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se volete e noi ci vediamo alla prossima.